Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi è il 15 di dicembre, una data che normalmente non ci avrebbe detto assolutamente niente, un giorno come tanti dell'anno, a parte che del periodo natalizio, però una data non importante, mentre da oggi è una delle due date più importanti per quanto riguarda il mondo dei droni, perché oggi il 15 dicembre inizia il regolamento transitorio ENAC che ci porterà al 1 di luglio, quando entrerà appunto nel 1 di luglio 2020 in vigore il nuovo regolamento europeo, quella che è la seconda data importantissima, anzi la più importante in assoluto per quanto riguarda il mondo dei droni. Quindi ragazzi, da oggi con il nuovo regolamento transitorio ENAC qualcosa inizia a cambiare. Ovviamente se ne è parlato tanto fino adesso, ma finalmente abbiamo le idee un po' più chiare, perché veramente è stato un periodo confusionale, soprattutto ovviamente creato da ENAC, che ha cambiato, fatto, disfatto in una maniera incredibile tutto, nel senso un giorno diceva una cosa, poi un'altra. A oggi finalmente possiamo dire qualcosa di un po' più definitivo. Allora, l'unica cosa necessaria per volare da oggi con qualsiasi drone, che sia un drone da 250 grammi, che sia un drone da 300 grammi, che sia da 500, che sia da un chilo, arrivare fino a 25 kg, è l'assicurazione. Questo è quello che ci chiede ENAC attualmente, avere l'assicurazione obbligatoria. Gli unici droni esenti dall'assicurazione sono i droni giocattolo. Tutto il resto deve avere un'assicurazione. Potete fare un'assicurazione dedicata, sto parlando a livello hobbistico, potete fare un'assicurazione dedicata che costa mi sembra intorno ai 40 euro, o adattare la vostra assicurazione come capofamiglia se già l'avete, adattare i massimali, quindi portarli a quelli richiesti da ENAC. Vi lascio qua sopra nelle schede il video che avevo fatto in cui lo spiegavo e come ho fatto io appunto a adattare i miei massimali, che erano inferiori a quelli richiesti da ENAC, quindi ho fatto diciamo un adattamento con il mio assicuratore, ho portato i massimali a quelli richiesti da ENAC e così sono sicuro che la mia assicurazione da capofamiglia mi protegge in caso di incidenti appunto creati con un drone. Tutto questo tipo di assicurazioni però vale solo se siete piloti a livello hobbistico, non se lo fate per lavoro, quindi se non siete piloti professionali. Poi tutto il resto viene posticipato ai primi di marzo, nel senso che dal 1 di marzo arrivare al 30 di giugno dovremo registrare il nostro drone, dovremo fare i corsi e test online. Tutte queste cose però non per i droni sotto ai 250 grammi, quindi un Mavic Mini in teoria avrà sempre solo bisogno dell'assicurazione e basta. Tutto il resto in teoria, i droni sotto i 250 grammi, il Mavic Mini o come tantissimi altri droni o anche quelli che arriveranno in futuro che si affiancheranno al Mavic Mini, in teoria non avranno bisogno nemmeno della registrazione. Quindi dal 1 di marzo potremo iniziare a fare i corsi e test online, potremo iniziare a registrare i nostri droni per essere pronti al 1 di luglio per entrare appunto nel nuovo regolamento europeo, e da quel punto arriverà anche il trasponder. Non si sa ancora bene, non si sa quanto costerà né niente, però si sa che ci sarà un trasponder, e anche quel trasponder ovviamente andrà su tutti i droni tranne quelli sotto i 250 grammi. Quindi diciamo che i droni sotto i 250 grammi sono veramente esenti da tutto a parte appunto l'assicurazione. Per effettuare i corsi e test online bisogna avere almeno 16 anni, e per pilotare un drone tipo un Mavic Mini sotto i 16 anni bisogna che ci sia un adulto o comunque un ragazzo che abbia più di 16 anni, se no altrimenti un ragazzino che abbia meno di 16 anni non può andarsene in giro a pilotare un drone tipo il Mavic Mini, per intenderci. E una cosa che però attualmente non si sa ancora sono tutti i costi, nel senso che a parte l'assicurazione, che ovviamente essendo una roba personale si sa, perché comunque si fa col proprio assicuratore, quella famiglia, o che si faccia quella specifica per un drone, che è intorno a circa ai 35-40 euro. Dopo tutto il resto non si sa a livello di costi praticamente niente, quindi non si sa quanto costerà registrare i droni, non si sa quanto costeranno i corsi di test online, non si sa cosa costerà un trasponder, quindi tutto questo è ancora un'incognita. Si sa solo che ci sarà da pagare, quello è sicuro sicuro sicuro. Quella è l'unica certezza da quando è iniziato tutta questa nuova trafila di nuovi regolamenti, transitori, non transitori, quello ufficiale europeo che arriverà. Diciamo, da quando è partito il tutto, l'unica cosa certa è che c'è da pagare e che ci sarà da pagare. Questa è l'unica certezza che abbiamo ancora e che avremo per sempre. Poi ragazzi, una cosa che veramente mi ha lasciato stupito
è il fatto che oggi è il 15 di dicembre, quindi è la data ufficiale della partenza del nuovo regolamento transitorio ENAC, e il sito di FLY, che è il sito, diciamo, di riferimento appunto per tutto quello che saranno i nuovi regolamenti, dove si potrà volare, dove non si potrà volare, cioè, diciamo, qualsiasi cosa che noi avremo a livello di dubbi o meno, e a livello anche di registrazione del drone, su tutto quello che riguarda appunto il nuovo regolamento transitorio ENAC e quello futuro europeo, il nostro punto di riferimento sarà il sito di Flight, che però oggi, con il 15 dicembre, se noi lo andiamo a guardare, il sito è in manutenzione. Non ci credo, cioè è incredibile. Oggi il regolamento inizia e il sito ufficiale, diciamo, creato appunto per questo nuovo regolamento e per quello che sarà, diciamo, il futuro di questi regolamenti, cos'è? In manutenzione, come se loro non sapessero che oggi è il 15 di dicembre, cioè loro hanno creato tutto, hanno disfatto tutto, hanno spostato date, fatto tutto per poi arrivare al 15 dicembre con il sito in manutenzione. Però noi dobbiamo avere assolutamente l'assicurazione da oggi, perché se da domani facciamo un incidente e non abbiamo l'assicurazione, siamo nei guai, perché comunque stiamo infrangendo delle leggi. Possiamo così dirgli: ma non eravamo pronti, ma non lo sapevo, visto che comunque la legge non ammette l'ignoranza. Mentre il sito ufficiale di riferimento può anche il 15 dicembre essere in manutenzione e va bene così. Quindi ragazzi, è veramente incredibile. D'altra parte siamo in Italia e cosa dobbiamo farci? È così. A parte averci detto che c'è da pagare, loro si sono dimenticati di mettere a posto il sito per il 15 di dicembre. È una cosa veramente incredibile. Magari oggi pomeriggio parte, però attualmente non va. Mentre oggi, secondo me, sarebbe dovuto essere pienamente funzionante. Quindi ragazzi, questo era solo un video per ricordarvi che oggi è il 15 di dicembre, quindi inizia a cambiare qualcosa per i nostri amatissimi droni. Ovviamente i cambiamenti più importanti arriveranno in futuro, diciamo dal primo di marzo arrivare al primo di luglio inizierà già a cambiare qualcosa, e ovviamente dal primo di luglio cambia proprio veramente tutto. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato, diciamo, le notizie un po' più precise rispetto a tutto quello che abbiamo detto fino adesso, perché adesso sembra che comunque queste cose rimangano così fino al primo di luglio, speriamo che non cambia ancora qualcosa, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test. Ciao.